Io prima di parlare, ecco, cioè introducendo il discorso sul Padre nostro, su questa preghiera insegnata da Gesù, vorrei fare due brevi premesse. La prima, ecco, quando io dico Gesù di Nazaret, a me che non so pregare, e che gli chiedo, ma insegnami a pregare, questo Gesù di Nazaret mi ci insegna il Padre nostro. Ma la prima cosa da dire è, chi è questo maestro di preghiera? Ecco, allora è importante un nostro approccio a Gesù, che in questo caso consideriamo un maestro di preghiera. Quindi l'approccio a Gesù è sempre fondamentale, perché è Lui che ci introduce a questo tipo di preghiera. E dicendo preghiera, diciamo, scusate, ci introduce a questo tipo di relazione con un tu altro da noi, che noi non conosciamo e che Lui ci dice di chiamare Padre, poi vedremo Padre con viscere materne. I due aspetti. Allora, questo approccio a Gesù, io ultimamente, in questo periodo, per vari motivi, lo sto leggendo alla luce dei codici di identificazione dell'essere. Quante volte noi ci domandiamo, ma in realtà chi siamo? E per scoprire chi siamo, abbiamo i nostri codici identificativi. Pensate il codice genetico. Io sono figlio di. E l'importanza, e diventando anziano me ne rendo conto, l'importanza di mio padre e di mia madre nella determinazione della mia identità. Il codice genetico. E poi un altro principio di identificazione è il codice culturale. Figlio di, nato a. Ciascuno nasce in un ambiente e quell'ambiente lo coltiva. Siamo dei coltivati, ecco, la cultura, dall'ambiente in cui nasciamo, con i suoi codici etici, i suoi codici sociali, i suoi codici legislativi, i suoi codici religiosi. L'ambiente ci plasma. È chiaro poi che siamo chiamati a diventare creature adulte critiche. Io divento una creatura adulta e critica quando il codice genetico e il codice culturale lo sottopongo a discernimento critico. Si diventa adulti, no? Ecco. Allora ecco che nasce la critica al padre, alla madre, alla società, alla cultura, ecco, che è un dato positivo, ecco. Vuol dire che stiamo acquisendo, ecco, una nostra identità personalissima. Tra questi codici che aprono gli occhi sulla nostra identità di uomini e di donne, quindi, ecco, nati a, chiamate a divenire creature di discernimento critico, tra questi codici che aprono gli occhi, ve n'è un terzo, che io chiamo il codice cristologico. Capita nella vita di fare degli incontri e degli incontri che ti aprono gli occhi e che svelano una tua identità nascosta, ineffabile, che diversamente sarebbe rimasta nascosta. Non a caso Gesù si definisce la luce. Colui che viene a portare a luce, colui che viene a far nascere. Quindi fa il ruolo della gestante proprio, fa nascere.
Allora, pensate anche all'incontro con Nicodemo. Bisogna nascere di nuovo. C'è una nascita alla prima che è proprio una nascita da donna. Galati 4:4 lo riferisce, Paolo lo riferisce a lui. C'è una seconda nascita da legge, cioè da cultura, e c'è una terza nascita da spirito. E Gesù è colui che viene ad aprirci gli occhi su questa terza nascita. Tu, figlio di, nato a, sei chiamato a una nuova nascita. Ecco allora l'incontro con lui come l'incontro con un amico che viene a dirci una parola di luce sulla tua verità di uomo, maschio e femmina. Ecco, allora, e uno lo accoglie così, lo accoglie proprio come il compagno inatteso di viaggio che viene da lontano e che ti conduce lontano a proposito della lettura di te stesso. Allora è chiaro che quando dico lui, quando parlo del codice cristologico, intendo quel tu che è Gesù di Nazareth, guardando il quale finalmente io vedo me stesso in profondità. Non so se è chiaro. È proprio... Allora ecco, è guardare lui è vedere se stessi. La cristologia, l'antropologia, scusatemi sto linguaggio, vanno di pari passo. Sono un tutt'uno. Contemplare Cristo è finalmente vedere me stesso. Lui, ecco, e allora capisco la grazia, cioè, a me cercatore, che cos'è l'uomo? Dio non offre trattati, offre questo tu, che è impilato, è profetizzato come l'uomo. Ecce o, ecco l'uomo. Allora ecco, in lui, quindi vedete, il discorso non è un discorso devozionale, ma è un discorso di verità. È un discorso di verità, proprio, è la ricerca della propria verità. E lui è la verità. Guarda, beh, vedi. Allora è chiaro, no? Adesso io sintetizzo, perché questo capite il Padre nostro, poi per capire tutto questo ci dice... Basta che voi diciate Padre. Avete capito tutto. Allora voi avete presente nel capitolo 15 di Giovanni, quando Filippo dice a Gesù una frase significativa: mostraci il Padre e ci basta. Non abbiamo bisogno d'altro. Perché allora Gesù gli dice: ma Filippo, è tanto tempo che sono con voi, chi vede me vede il Padre e chi vede me vede l'uomo. Ora ecco, vedete già introdotti, ecco perché quando ci dice non sappiamo pregare, cosa dite? Beh, innanzitutto chiarite a chi vi rivolgete. E quindi questo codice di identificazione. Allora è chiaro, riassumendo in breve, che guardando lui, io, figlio di Elena e di Emilio, nato a Marina di Massa, mi accorgo di essere iniziato a una ineffabile conoscenza. Sei tu figlio di, nato a? Sei un figlio amato da mio Padre, dice Gesù. Io questo non lo sapevo, nella mia carta di identità non c'era scritto. Ecco allora la mia identità nascosta. Dico mia per rendere il discorso più, voi capite, no? Ecco, più immediato per ciascuno. Ecco, questo aprire gli occhi, questo dilatare lo sguardo sulla propria identità. Figlio di, nato a? Figlio amato
da suo padre. Me lo dice un amico, inviato come fratello alla terra, amala. Anche questa identità, il che fare, il come abitare la terra, abitala da, per usare sto linguaggio, voi capite, abitala da fratello e da sorella, ama la terra. Terzo, figlio amato, inviato ad amare come amato, passa la vita così, amando. Inviato ad amare come amato, sì, il custode della creazione. La creazione ti aspetta. E chi aspetta? Ecco. Quarto, sei un erede. Ricordati che sei un amato di un amore eterno. Qual è quel padre? Qual è quella madre che non vorrebbero vita eterna per i loro figli? Il Padre di Gesù è colui che ci definisce figli e figlie, amati e amate, inviati, inviate alla terra per amare. Il resto passa, questo no. Inviati alla natura e inviate alla natura per custodirla, amati e amate di un amore eterno. Il corpo fragile e mortale è restituito alla terra, l'io spirituale e immortale sale verso il mondo di Dio. Uno potrà dire, ci credo, non ci credo, ma una cosa è certa, sono buone notizie. Non so se è chiaro. Ecco. E per i malati di senso, come lo sono io, cioè di ricerca di significato alla vita, ecco, trovare certi amici che ti aprono gli occhi su questa realtà è sempre un ringraziare. Allora voi capite. Quando Gesù vedono, quando i suoi nel Vangelo di Luca vedono Gesù che prega, gli chiedono, insegnaci a pregare. Allora è chiaro che Gesù, che è lui, il figlio, l'amico dell'uomo, il custode del creato e l'erede, il risorto, erede di tutte le cose, ecco che lui che è questo, dice, questa è la preghiera dei figli. Allora, ecco, io vi ho rivelato queste cose, ma queste cose ve le ho rivelate perché le ho ricevute io stesso dal Padre e le dico a voi. Quindi, quando mi chiedete di pregare, io vi dico, quando pregate dite, Padre. No? Siamo, ecco, e si entra in questa, ecco. Ma quando si dice preghiera, ecco la seconda premessa, cosa si intende per preghiera? Bisogna stare attenti. Che la preghiera è una cosa un po' diversa dal dire orazioni. Pregare vuol dire, biblicamente, in quel contesto, essere in relazione con un tu. Per cui, in quel contesto orientale, medio orientale, quando due persone parlano fra di loro, possono anche usare questo linguaggio, stanno pregando. Che vuol dire stanno parlandosi. Ora, parlandosi, vuol dire quindi che c'è una persona che parla, l'altra che ascolta. C'è la persona che magari chiede o aiuto o illuminazione. E c'è la persona che
ringrazia. La preghiera è la struttura della vita umana. Io, persona umana, sono una persona in relazione con gli altri. Parlo, chiedo, impreco, ecco i salvi imprecatori. Parlo, chiedo, impreco, ringrazio, lodo. È una struttura umana. L'uomo è relazione con l'altro. Questa relazione con l'altro è poi articolata attraverso la parola. Ecco, allora così, ripeto, chiedo, illumino, ringrazio, impreco, sono indifferente. Sono i rapporti umani, che sono rapporti, quindi ecco, la preghiera fa parte della proprio di dire, è un nostro costitutivo, è il modo di essere. Ora, la preghiera indica una relazione dialogica, nel dialogo con l'altro. Pregare vuol dire essere in dialogo, essere in rapporto, e in un rapporto dialogico. Dia logos, cioè fra l'altro e me, fra me e l'altro c'è di mezzo la parola. La parola. Tant'è vero che quando interrompiamo il rapporto, la prima cosa che si fa, si toglie la parola. Si diventa muti gli uni agli altri, si diventa sordi gli uni agli altri, si diventa ciechi gli uni agli altri. Non ti sento più, non ti vedo più, non ti parlo più. Non c'è più rapporto. Morte. Cos'è morte? L'assenza di relazione, l'assenza di rapporto. Non c'è più preghiera, non c'è più rapporto. Ecco allora, la preghiera è una relazione dialogica. E allora, poi è bello allora vedere, per esempio, tutta la salmodia, vedere poi tutte le modulazioni del dialogo. Ci sono dialoghi silenziosi, anche il silenzio è parola. Vi sono dialoghi dove, ecco, illuminativi, parole di luce. Vi sono dialoghi, ecco allora, ecco, così, che impetrano qualcosa. Ecco la preghiera di domanda. Vi è e poi vi è il ringraziamento. Vi è la lode. Vi è la maleducazione, anche con Dio, quando non lo ringraziamo mai e vogliamo sempre ricevere. È un rapporto male, non bene educato. Ecco, bisogna partire molto dalla nostra struttura umana, perché poi con questo tu che Gesù ci insegna, noi ci rapportiamo secondo la nostra struttura umana. Ecco la preghiera, è una relazione dialogica ed è una relazione illuminativa. Il massimo che si può ottenere dalla preghiera è proprio questo, la illuminazione. Il tu, il Padre di Gesù, che si rapporta a noi, noi che ci rapportiamo a Lui, questo vuol dire entrare in relazione, in dialogo. Lui è costitutivamente parola. Noi siamo costitutivamente risposta. Parla, parla. Poi è chiaro che poi il dialogo allora ha queste sue declinazioni, ecco, lo stupore, la lode, tutte queste cose, il ringraziamento, e il frutto è la illuminazione. Ogni incontro relazionale con questo tu alla fine
mi illumina. Ci illumina. Ecco il dono della preghiera, che è, ecco, l'illuminazione. Voi pensate ai rapporti umani. Vi sono dei rapporti umani da cui ne usciamo devastati. Non ci hanno portato luce. Non è stato un buon rapporto. Vi sono rapporti umani che portano luce. Questa è una relazione che mi arricchisce, mi illumina. Il rapporto con il Padre di Gesù è illuminativo, anche quando ci fa leggere le parti oscure di noi stessi. Illumina le mie oscurità, le mie non filialità, le mie non fraternità, le mie non custodie, le mie disperazioni sul futuro. Le illumina. È sempre un rapporto di tipo illuminativo. Ora, questo rapporto con Lui, Gesù dice, volete un buon rapporto con il Padre? Sì, ma noi non sappiamo come. Ve lo insegno io. State davanti a Lui e quando volete stabilire con Lui un rapporto, ditegli così. E nasce il Padre nostro. E nasce il Padre nostro, il quale, ecco un secondo aspetto, è una preghiera innanzitutto pregata da Gesù. È Gesù che prega così. È Gesù che prega così. E Gesù prega così per due ragioni. Una, e noi non lo possiamo fare questo, ma nel libretto poi le trovate, una prega così perché è un ebreo. E vi era il cosiddetto Kaddish, la preghiera del santo in Israele, che Gesù diceva da piccolo in casa, della sinagoga. Questa preghiera del santo recita così: sia magnificato e santificato il suo grande nome nel mondo che egli ha creato, secondo la sua volontà venga il suo regno durante la nostra vita e ai nostri giorni e durante la vita di tutta la casa di Israele, fra breve e nel tempo prossimo. Amen. Questa è una preghiera in oggi, ieri, oggi, domani, in Israele e in Kaddish, la preghiera del santo. Vedete il Padre nostro. Quindi, e questo è molto bello, poi ci sono, ecco, le 18 benedizioni, a me basta questo esempio per far capire questo retroterra. Ed è molto bello, allora, qui si vede tutta l'umanità di Gesù. Avete presente nel Vangelo di Luca, quando si dice che cresceva in età, in sapienza e in grazia? Gesù cresceva. È un uomo, eh? Cresceva. Allora, e quindi, ecco allora che anche la sua preghiera impara la preghiera, come noi insegniamo il Padre nostro, a lui insegnavano il Kaddish, la preghiera del santo, è la sua preghiera. Poi, se andiamo avanti, quindi, ecco, prega così in quanto ebreo, anche poi con le sfumature, ecco, perché poi... Che poi quel Dio, il Dio dei padri, è suo padre, quindi ci mette tutta la sfumatura del suo padre. Poi se noi leggiamo i Vangeli, noi troviamo residui di questa preghiera nei Vangeli. Pensate a Marco 14,36, Gesù è nell'orto del Getsemani e prega così, e diceva: Abba Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice,
però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu, Padre. Sia fatta la tua volontà, se vuoi, liberami da questo male. E due versetti dopo, sempre in Marco, dice ai suoi: vegliate e pregate per non entrare in tentazione, non ci indurre in, non farci soccombere nella prova. E Marco ancora 11:25: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Padre, rimetti a noi i nostri debiti come noi. Quindi, cosa ci insegna Gesù? Semplicemente la sua preghiera. Come pregava lui, come, ecco, ha insegnato. Ora, è vero che Marco non ha un Padre nostro, poi Matteo e Luca, nelle due edizioni diverse, mettono insieme tutto questo e ne fanno una preghiera unica, riassume tutta la preghiera e l'esperienza e gli insegnamenti di Gesù. E anche nel Vangelo di Giovanni: ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome, che vuol dire: Padre, santifica il tuo nome. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Liberaci dal male e dal maligno. Mio cibo è fare la volontà di colui che vi ha mandato. Vedete allora questa preghiera, che è, come ci insegna Paolo, la preghiera dei figli. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura nei confronti di Dio, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E che voi, Romani 8 e in Galati 4, e che voi siete figli, ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida: Abba Padre. Qui è il cuore del cristianesimo. Questo è il cuore del cristianesimo, proprio la rivelazione di Gesù. Prendete coscienza che siete figli e figlie amate e amate da mio Padre. Prendete coscienza di questo. Quindi, da figli e da figlie amati e amate, non abbiate più paura nei confronti di Dio, che è Padre, che vi indica il cammino e che con viscere materne si curva su di voi quando lungo il cammino cadete o non ne potete più. Non so se è chiaro. Questa è l'esperienza. Allora dice, allora arriva questo amico a dire: tu figlio di Ilato, ricordati, sei un amato da mio Padre. È un amato con viscere, con il dito che indica il cammino: figlio, figlia, questa è la via della vita, ama. E quando non riesci ad amare, si curva su di te il perdono 70 volte 7 e ti rimette ogni giorno in cammino. Alzati e cammina. Dio è colui che non lascia mai la gente.
incapace di camminare. Non avere paura di questo Dio. Sei figlio, sei figlia. Quindi, come anche la lettera agli ebrei, al cospetto di questo Dio, muoviti con estrema agilità e con estrema libertà. Anche quando devi prendere decisioni, Padre, vorrei sapere la tua volontà, e lui la tua volontà non te la fa conoscere, la sua volontà non te la fa conoscere, perché dice, ma insomma, prendi tu le tue decisioni, quando le devi prendere, prendile da figlio e da figlia liberi. Dicendo semplicemente questo, dinanzi a te, oh Padre, assumo queste decisioni con coscienza pura. Mi sembrano decisioni dettate da amore e da verità. Non so se, senza star sempre lì a sapere cosa Dio vuole da me, cosa Dio non vuole da te. Dio vuole da te che tu ama e che tu viva da figlio e da figlia, amato, amata, in libertà. E che tu assuma le tue decisioni davanti a Lui in libertà e con questo discernimento critico. Se sono per il bene o non per il bene, non so se. Ecco, allora, è importante sapere a chi mi rivolgo. E quindi, ecco, è questo proprio, è il fatto che io sia figlio, da che cosa lo deduco? Quando dal profondo del mio cuore, in qualunque situazione io mi trovo, dal profondo dico, in compagnia di Gesù il figlio, Abba. Sono un disgraziato, ma sotto il segno del tuo amore. Sono un fallito, ma sotto il segno del tuo amore. Alzati e cammina. Alla fine, l'unico vero fallimento, ecco, è uno solo, l'unico vero fallimento di cui Gesù, qui anche lui, ecco, è il disperare di essere amati e il disperare di amare. Per cui in qualunque situazione sei un amato e in qualunque situazione puoi dire, io comunque la vita, anche se mi ha dato schiaffi, la amo. So se questo è eterno, questo è eterno. Allora ecco che Gesù a questo punto dice, quindi vi insegno io la relazione che dovete avere con questo Dio. E faccio ancora alcune cose, sono legate al Padre nostro. Prima cosa dice, nel contesto di Matteo, devo dirvi una cosa, come non pregate, come non dovete pregare, il che vuol dire, vi dico una cosa, con Dio non ci si relaziona in questa maniera, con mio padre non ci si relaziona in questa maniera. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Matteo 6,5. E ancora, pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Matteo 6,7. Che relazione con Dio? Attenzione. Non abbiate una relazione da professionisti della religione. È chiaro? No. No, no, queste, ecco, proprio i professionisti della religione, cioè che è la deformazione ipocrita e pagana, che sono due forme di relazione opportunista e strumentale. La degenerazione ipocrita, che è presente nel giudaismo, è presente nel cristianesimo, è presente in ogni religione, legge la preghiera come un evento di pubblica esibizione. Che è, ecco, un evento di pubblica esibizione. Così.
oppure la degenerazione. Ecco, questa pubblica esibizione al fine di un pubblico attestato di considerazione. Preghiera ridotta a strumento di autoaffermazione presso gli altri. Io ostento il mio rapporto con Dio, ma lo faccio per affermazione di me stesso e per umiliare gli altri. Non so se... No, non è questo il rapporto. La degenerazione pagana, anche questa presente nel giudaismo, nel cristianesimo, in ogni religione, si caratterizza per una verbosità che Gesù critica per due ragioni. Voi pensate alle relazioni umane. Alla fine, quel parlare continuo, uno a un certo punto dice, ma proprio io non ne posso più. Il Padre Eterno, succede la stessa cosa. Poi lui deve ancora avere più pazienza perché sa già ciò di cui abbiamo bisogno. E quindi Gesù dice attenzione alla verbosità. È illusione il pensare di essere ascoltati da Dio attraverso la via delle molte parole. Di fatto una continua elencazione dei propri bisogni è una pedante, burocrate e magica ripetizione di formule paganesi. Quasi una formula magica, e attraverso la formula magica posseggo Dio. No, dice, per essere esauditi. Allora Gesù dice, toglietevi di testa una cosa. La prima cosa, di informare Dio. Sa già, ecco, di informare Dio. Non siete gli informatori di Dio. Secondo, di costringere Dio attraverso formule magiche. E la magia esiste, forme che poi è tutto quel mondo religioso o subreligioso che presume di arrivare a contatto con il divino e di rapire i poteri del divino. No. Nei confronti di Dio, dunque, non ostentate il vostro rapporto con Dio, non fatene una questione di esibizione pubblica. Noi possiamo fare anche processioni contro qualcuno se non stiamo attenti. Secondo, ecco, la vostra preghiera sia sobria e non magica. Vi rivolgete a un tu. Vi rivolgete a un tu. Quindi ecco, allora come pregare? Tu invece quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Allora Gesù dice, ricordate, fra una esibizione pubblica per una propria autoaffermazione o personale o di chiesa, o per proprie ragioni, a questo tipo di preghiera, ricordatevi che è gradita a Dio, una preghiera nel nascondimento di una stanzetta e nella segretezza del cuore. Dio vede il cuore, vede come tu ti rapporti con Lui, da figlio a padre con viscere materne, in estrema confidenza, ma da figlio a padre,
senza secondi, senza ipocrisie e senza inutili verbalismi o formule magiche. Ora, lo spazio fisico, la stanza, richiama lo spazio interiore, come dire, quando preghi, quando entri in relazione con mio Padre, dice Gesù, entra nel tuo profondo, scendi nel tuo intimo, alla radice del tuo essere, chiudi la porta a ogni distrazione e cogli la presenza del Padre. È in questo segreto, cioè è nel tu a tu che Dio ti incontra e che tu incontri Dio. Questo vale anche liturgicamente, è nel tu a tu. Sentite una cosa, quando io devo davvero, ho bisogno di una relazione importante con una persona, prima cosa che faccio, non pubblicizzo, non vado in pubblico, ci si dà un appuntamento in un luogo dove, non distratti da nulla, ci si guarda in faccia, tu a tu, e dove le parole sono essenziali e dove l'ipocrisia è scomparsa. Si cerca la relazione vera, facciale, capite? Allora Gesù dice: con il Padre abbiate questo tipo. Quindi lui davanti a te e tu davanti a lui, in un tu a tu da parte tua filiale, senza paura, filiale, colloquiale, senza verbosità, illuminati, poi gli dirai grazie. Non so se è chiaro. Quindi, ecco, allora come pregare? Allora, diversamente è esibizione pubblica e verbosità, quando non diventa addirittura magia, pretesa. Isaia 26:20, ecco, qui riprende Gesù questi insegnamenti: va popolo mio, popolo, entra nelle tue stanze, in questo caso entra nel cenacolo, chiudi la porta, nasconditi per un momento. Non so se è chiaro. Che poi è il rapporto sponsale, stiamo attenti, eh? È un altro momento di preghiera. Capite, no? E quindi questi accorgimenti, ecco, così, cioè Gesù da queste indicazioni, e anche nelle cose dirà: non siate dunque coloro così come coloro, perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. E allora gli dicono: ma che cosa gli dobbiamo chiedere? Se dobbiamo chiedergli qualcosa, allora Gesù dice: va bene, se proprio dovete chiedergli qualcosa, chiedetegli la santificazione del nome, la venuta del regno, e chiedete che sotto il sole non manchino le cose di cui l'uomo ha bisogno. Di cosa ha bisogno l'uomo? Di pane? Di perdono? E di forza nella tribolazione. Capite? Questo è, ecco, Luca è in un altro contesto, Luca è in un contesto pagano, e quindi, ecco, fa introdurre al Padre nostro questa frase. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore,
insegnaci a pregare. Ed egli disse: quando pregate dite Padre. Allora ecco il discepolo che dice: io vorrei avere un rapporto con il tuo Dio. Gesù, so che tu hai un rapporto con uno che chiami tuo Padre, ma che è? Posso conoscerlo ed entrare in rapporto? Certo, chiamalo. Quando noi diciamo con fiducia Padre, il Padre è presente. E allora ecco, poi Luca dirà: l'unica preghiera di domanda seria invoca lo Spirito Santo. Se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre darà lo Spirito, perché chi ha lo Spirito di Dio ha il discernimento di Dio. Allora gli dice, di tutte e due, di Padre. Allora, eccoci introdotti al Padre nostro, a questa relazione, no? Io essere di relazione con me stesso, con i miei genitori, con la mia cultura, entro mediante Gesù in relazione con suo Padre, con il suo Dio. E allora gli dico: ma come lo devo chiamare? Che poi sono cose umanissime. Io queste cose mi rivedo nella vita, mi ricordo, ecco, sempre già da piccolo, quando ecco, mi introducevano a qualche persona, la prima cosa che dicevo è: come lo devo chiamare? Come lo devo chiamare? Cioè, perché il nome già stabilisce con chi io entro in rapporto, in relazione. Allora, tu hai una relazione con un tu ineffabile, misterioso, io non lo conosco. Vabbè, ti introduco in questa relazione. Sì, come si chiama? Dica bene il nome. Mosè, al capitolo 3 dell'Esodo, dopo che Dio gli si rivela e dice: eh sì, tu mi mandi, ma dimmi almeno come ti chiami, altrimenti gli dicono: ma chi ti manda? Come si chiama? Allora Gesù dice: bene, in me tu entri in relazione con mio Padre. Il Padre mio è il Padre vostro, il Dio mio è il Dio vostro. Questo già indica una cosa importante. Chi è il mio Dio? Chi è il mio Dio? Quando mi chiedono, appunto, io lo dico sempre questo. Se credo in Dio, io dico sempre quale? Quale? Anche perché un minimo di discernimento ci vuole. Io nella mia vita ho visto che in nome di Dio se ne combinano di tutti i colori. Si violano coscienze, si violano corpi, si fanno guerre, si giustificano mille cose. Nome di Dio. Non c'è un nome più sporcato di quello di Dio. L'uomo, ecco, tutte le sue malefatte, poi normalmente le fa in nome di Dio. Anche nel cintulone dei nazisti, Gott mit uns, ecco, Dio con noi. Non so. Per cui io sono cauto, io su questi discorsi sono stato molto cauto. Uomo, se devi fare il male, per favore, assumetene la responsabilità. Fallo tu. Ma che uomo sei che devi sempre mettere di mezzo qualcuno? Qui mi vengono a galla le indignazioni. Poi quando sono stanco devo stare poi attento, perché tra il conscio e l'inconscio, ecco, le barriere cominciano. Però questo è un discorso caldo per me. Il cattivo uso del nome di Dio. Non nominare il nome di Dio. Tra di noi ce lo possiamo dire, ecco. No. Che si possono fare, ecco, cose. No. Poi il mondo è pieno
non solo di atei devoti, come si dice oggi, ma il mondo è pieno anche di devoti atei. Ecco. Capite, no? Allora, quale Dio? Per cui quando mi dicono credi in Dio, quale? Ecco, io guardate, il mio Dio, lo dico con estrema mitezza, umiltà, a volte se ne parla anche poco volentieri, perché dico, è il Padre di Gesù. Sono un cristiano. Cioè, ho trovato questo amico nella vita, che a un certo punto mi ha aperto gli occhi su suo padre, e dico, accettando lui, accetto anche il suo Dio, che diventa il mio Dio. Questa frase è Giovanni poi, che Gesù la dice, il mio Dio, il Dio mio e Dio vostro, il Padre mio e Padre vostro. Questo è importante, soprattutto nel mondo di oggi, così multireligioso, tutto legato, ormai siamo un villaggio unico, e dove il nome di Dio è ritornato, direi, con forza. Attenzione, ecco, ai nomi di Dio. Bisogna avere un discernimento. Bisogna avere un discernimento. Perché in nome di Dio io posso fare terrorismo, ma in nome dello stesso Dio posso fare rappresaglia e guerra. Non so se è chiaro. Non è il mio. Ma tu non credi in Dio? Ma in quello no, non è il mio. Ma il mio proprio. No, no. Non c'entra. Il mio è un altro. Non so se è chiaro. È il Padre di Gesù. Quando pregate dite quello che dice Lui. Come si rivolge Lui a Dio? Abba, Padre. Quindi quando pregate dite Abba, che vuol dire babbo, Abba, è l'invocazione del bambino, Abba, Padre. E quindi ecco la prima illuminazione. Siamo illuminati sul nostro Dio, che non è un generico, è il Padre di Gesù. Avere queste chiarezze, no? Ecco, è il Padre di Gesù. Allora uno può dire, io di questo Dio non mi vergogno. Cioè, un figlio lo può dire, sono felice di avere un padre simile. Con viscere materia, non so se è chiaro, che è il Padre di Gesù. Questo è il mio Dio. Prima illuminazione. Quindi quando ti rivolgi a Lui, come? Quando pregate dite, Padre, Luca e Matteo, quando pregate dite, Padre nostro. Nostro. Quindi sappiamo a chi ci rivolgiamo. Allora qui c'è tutta una piccola riflessione da fare. Dio nessuno lo ha mai visto. La lettera a Timoteo. Abita una luce inaccessibile. Dio è, nessuno lo ha mai visto. Dio nessuno lo ha mai ascoltato. È silenzio. Dio abita nel silenzio. Questo Dio ha deciso di farsi visibile in Gesù, il figlio. Chi vede me vede il Padre. Egli è l'immagine del Dio invisibile. Gesù è il volto, per me, nella mia esperienza, è il volto di Dio. E la parola si fece carne. Gesù è la parola di Dio. Quindi, tutto ciò che io so di Dio, lo so guardando Lui. Chi vede me vede il Padre. Mostraci il Padre, chi vede me vede il Padre. Quindi tutto ciò che so di Dio l'ho visto e l'ho udito in Gesù. Quindi è il mio, ecco, il mio Dio è il suo. Io non sapevo neanche che esisteva. Io facevo la mia vita di uomo più o meno tranquillo. Arriva un amico, si parla e parlando mi dice, ah, ti rivelo. Ti annuncio, ma di come il Padre di casa tua, abbi con Lui una relazione domestica, familiare,
se non diventerete come fanciulli non entrerete nel regno dei cieli, cioè in questa situazione. Quindi, abbi dillo come un bambino in casa, questa relazione proprio così, fanciulla, domestica. E qui ci sono, usando sto vocabolo, qui ci sono le stessissime parole di Gesù, perché Gesù pregava così. Quindi, ecco. Quindi ricordati che ti rivolgi a un tu che è affidabile. Ti rivolge a un tu che ti trasmette amore. L'amore non è una cosa vaga. L'amore consiste in questo. Ti rivolgi a un tu che ti dà l'orientamento della vita. Non sentimentalismo, non vorrei essere, capite? Ti rivolge a un tu affidabile che ti ama. E il fatto che ti ama è che ti dice: figlio, questa è la via della vita. Vivi la vita ad altezza dei miei rapporti filiali, nei rapporti degli altri, con gli altri fraterni, nei rapporti con la creazione custode, nei rapporti con il futuro eterno. Capite? Quando dico padre, mi rivolgo a un tu che mi dice questo. Gesù mi dice: è affidabile, ti dà l'orientamento, secondo, e svela la sua maternità, poi lo vedremo, nei tuoi confronti, curvandoti su di te e rialzandoti quando cadi. Indica e si curva. Padre, quindi ecco, sappi a chi ti rivolgi. Quindi vuole che tu viva una vita alta, da figlio, da fratello, da custode, da erede. Questa è la base. E mi raccomando, in intera fiducia e con la semplicità del piccolo. E allora Gesù, a un certo punto, avete presente quando bellissimo in Luca 10, 21, 22, quando annuncia queste cose e si accorge che c'è della gente semplice che le accoglie, dice: in quello stesso momento egli esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi, agli intellettuali e le hai rivelate ai piccoli. Non vuol dire che un intellettuale non possa essere piccolo, eh? Sì, Padre, perché tale è stato il tuo beneplacito. Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Ecco la grande rivelazione di Gesù il Figlio. Tu sei figlio di questo Abba. E i tuoi genitori terreni sono, come dice Paolo, l'istrumento dell'amore dell'Abba. E allora ecco così. E quindi questo, ecco, poi è chiaro che è un termine da chiarire, ma vorrei ancora prendere un minuto per dire che qui siamo alle radici della filialità, della fraternità e della eredità. Ecco la fondazione. Allora Gesù mi dice: di Padre,
sarai illuminato. Perché questa parola mi identifica come figlio, amato. Ecco la radice della filialità. Ma una filialità amata mi identifica nel compito che ho avuto nella vita. Figlio, sei un inviato alla vita come fratello. Spezza in te il grande male della inimicizia. Non avere nemici. Guarda gli altri con gli occhi dell'Abba, visti negli occhi del Figlio, del Cristo. Guarda, non avere nemici. Tu puoi avere nemici, ma tu non avere nemici. Altri ti possono essere nemici. Ama il tuo nemico. Fai del bene a chi ti fa del male. Benedici chi ti maledice. Questa è la vita da figli. Impossibile all'uomo, possibile a Dio. Vivi ad altezza di figlio e vivi ad altezza di fratello. È una nuova nascita, eh? E vivi da custode delle cose, del creato. E vi leggo due citazioni. Una da Giovanni. Ecco, allora, dicendo padre, ecco, sono liberato da una ignoranza, dalla ignoranza, cioè, di Dio e dalla ignoranza della conoscenza di me stesso, come figlio, fratello, custode e erede. Guardate quale amore la prima lettera di Giovanni al capitolo 3 ci ha dimostrato il Padre nel far sì che ci si chiami figli di Dio, e lo siamo di fatto. O miei cari, ora noi siamo figli di Dio e ancora non è stato mostrato quello che saremo, ma sappiamo che quando ciò sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo quale Egli è. Ora sono figlio di Dio nella fede. Allora, cosa significa essere figlio di Dio? Lo saprò in pienezza, perché vedrò Dio faccia a faccia. Ecco allora che vedendo Dio e vedendo il Cristo, vedete, vedo me stesso. È il codice di identificazione. E poi ancora la lettera ai Romani che abbiamo visto. Avete ricevuto uno spirito di figli e non di schiavi. Efesini, predestinati a essere suoi figli adottati. E poi, l'unico rapporto, Matteo 23, 8, voi tutti siete fratelli e sorelle. Ecco la fondazione. Tutti. Per cui, il cristiano è colui allora che dice, dicendo padre, io quando entro nella vita, sono in treno, viaggio, tutte le persone che vedo, come le guardo? Sono figli e figlie di Dio. A me fratelli e sorelle. Io al servizio del loro bisogno e della loro gioia. Infranto il muro della inimicizia. Ecco allora la filialità. Fonda la fraternità, bianchi, neri, gialli, musulmani, ebrei, cristiani, induisti, buddisti, non credenti, non religiosi. Ogni uomo, lo leggo, capite cosa cambia nella vita? Quando dico Abba Padre, dico me stesso figlio, dico gli altri figli e figlie, dico gli altri fratelli e sorelle. Al loro servizio, che siano per quanto è dato nel benessere e che siano nella gioia. Ma padre, è impossibile in questo mondo, ma questo è bello.
sono gli impossibili all'uomo e i possibili a Dio. Ecco allora che Gesù poi è terribile quando dice: se non fate questo, non servite né a Dio né agli uomini, diventate sale insipido, diventate luce spenta. È la differenza cristiana. Poi ci sarebbe da vedere il tema, ma noi non possiamo, facciamo quel che possiamo. La declinazione al femminile di Dio, possiamo dire qualcosa oggi assieme? Oggi faremo un po' la declinazione perché anche questo tema va affrontato, al femminile di Dio, e assieme a questo poi vediamo qualcosa su cosa vuol dire santificare il nome. Cosa vuol dire quando diciamo venga il tuo re? Vediamo. Oggi. E domani vediamo le altre parti della seconda parte del Padre nostro.